Ciao ragazze, nuovo video haul e volevo farvi vedere qualcosina che ho comprato in questi ultimi 10 giorni, in questa ultima settimana. È un haul un po' misto, nel senso che non è solo roba di abbigliamento, ma ci sono anche due cosine che non c'entrano niente. Però ci tenevo a farvelo vedere perché secondo me sono cosine molto carine. Allora, lo shopping di oggi è stato maggiormente incentrato su LD e Lidl, che sono questi due supermercati che conoscerete. Non so se l'LD, sì, l'LD penso che ci sia comunque in tutte le zone d'Italia, in Lidl sicuramente. E praticamente, oltre a essere un supermercato normale, diciamo, dove ci sono tutti i prodotti alimentari, ci sono anche degli oggettini vari, cose per la casa, come si dice, vestiti, eccetera, di più al Lidl che all'LD. All'LD meno cose, però ogni tanto si trovano delle cosine. E di solito me le segnalano quando ci sono tipo all'LD perché non vado mai, però al Lidl tante volte controllo sul sito internet e vedo le promozioni che fanno durante la settimana. E secondo me ci sono delle cose carine ogni tanto, quindi volevo farvele vedere che così magari per chi non fosse abituato magari a dare un'occhiata può entrare nel sito internet e vedere un attimino le offerte, se anche vivete da soli che vi servono delle cose per la casa, ci sono delle cose molto carine e delle belle occasioni. Allora partiamo da una cosa che non c'entra niente con nessuno dei due, perché volevo farvi vedere questa tazza, siccome da poco ho preso il forno a microonde e quindi volevo avere una bella tazza per fare le mie tisane, eccetera, eccetera, che forse è la volta buona che riesco a far andare le mie tisane, perché non prima senza il forno a microonde non avevo mai voglia di prendere la padellina, scaldare l'acqua, boh, non mi andava. Quindi tante volte non avevo voglia di fare questa cosa e mi passava anche la voglia di bere le tisane, che fanno benissimo e sono buonissime. Adesso ho comprato questa tazza dai cinesi, la faccio vedere. Quel giorno che sono andata anche a comprare gli stivaletti bianchi, che devo ancora caricare il video haul, comunque voi lo vedrete settimana prossima. Ho preso questa bellissima tazza. Allora, io adoro Betty Boop, e mi piaceva tantissimo questa tazza. L'ho pagata solo 2 euro ed è così rossa con i pois bianchi. E il manico c'ha praticamente la Betty Boop così, proprio intera. Ed è molto carina, guardate che è proprio una chicchettina. E poi, vabbè, l'ho pagata solo 2 euro e la uso per sorseggiare le mie tisane o i miei tè la sera. E mi piace molto, non so, 2 euro poi. Vabbè, carina. Comoda tra l'altro perché impugnando la tazza risulta molto comoda tenerla in mano con la Betty Boop, anche se non pensavo. E questa qua l'ho pagata solo 2 euro. Poi da LD mi ha segnalato mia mamma che c'erano delle ciabattine a 4,99 euro, a me servivano un paio di ciabatte per l'inverno, siccome andavo ancora con l'infradito, e finalmente li ho mandati via, li ho buttati. E era bruttissimo perché tante volte adesso che si usano le calze con l'infradito, veramente, cose dell'altro mondo. E sono andata per comprare le ciabattine appunto a 4,99 euro, perché poi quando vado al centro commerciale il minimo che spendo sono sempre 8-9 euro per le più brutte. E queste qua avevo visto quelle che ha comprato per mia sorella, che erano molto carine. Allora sono stata all'LD e stranamente sono riuscita a trovarle, perché là la cosa brutta di questi supermercati, appena arriva un'offerta, si fiondano tutto il giorno che c'è l'offerta e non resta mai più niente. E comunque no, fortunatamente le ho trovate, ho preso queste ciabattine, ve le faccio vedere così, che sono praticamente bordeaux con questi bellissimi cuoricini, quindi hanno i due cuoricini, sono molto carine di panno, sotto hanno la suola ovviamente in gomma e fatte carine con questi qua, tra l'altro si abbinano con la Betty Boop, quindi la sera ciabattine, pigiama e tisana sono abbinata. No vabbè, comunque sono carine, 4,99 euro se... Magari trovate ancora qualcosa se nei vostri LD non sono come nei miei che sparisce subito tutto. Approfittandone di essere stata all'LD, ho dato un'occhiata anche alle cianfrusaglie e ho trovato questa bellissima Shoppers, che è una shopper che praticamente è l'ispirazione di Longchamp e comunque le stanno proponendo in tantissimi. Ce l'ho già marrone, che avevo preso da Colors and Beauty, e mi trovo benissimo a usarla anche come borsa da giorno. Ho visto questa qui lì all'LD, comunque come Shoppers l'ho acquistata perché mi piaceva tantissimo. Io adoro il marrone con il blu elettrico, sono due colori che mi piacciono tantissimo insieme, e quindi ho preso questa qui, c'è anche il portamonetine. Mi piace veramente tantissimo ed è questa Shoppers appunto che io userò come borsa da giorno. E con i miei stivali marroni, con degli stivali marroni, c'ho delle cose anche di questo blu elettrico, mi sembra molto carina, poi è super capiente e sono praticamente quelle borsettine che diventano piccoline piccoline e le potete appunto, c'è il bottoncino qua dietro, vedete, le potete far diventare piccole piccole e sono anche di salvaspazio.
perché meno male se non avete tanto spazio in casa come me e con le borse è sempre un macello. Con queste qua, oddio, mi è caduta la fotocamera, con queste qua riuscite a avere appunto il salvaspazio, e questo è quello che ho preso da LD. Poi sono stata da Lidl principalmente per acquistare un copripiumino che avevo visto sul sito, ce n'erano di tre varianti molto belle. Ho dovuto mandare mia mamma la mattina perché effettivamente a mezzogiorno e mezzo, quando sono uscita dal lavoro, non c'era più un tubus. E il copripiumino in questione è questo qua. Io ho scelto di, siccome io ho il piumino e uso solo il copripiumino nel letto matrimoniale senza lenzuola né nulla, ho preso questo qui che è appunto un copripiumino double fax, quindi lo potete usare sia dalla parte davanti che dalla parte dietro. E ho scelto appunto, vi ho detto prima, come prima scelta prendimelo così con i fiori, seconda scelta era bordeaux con i cuffi, era molto bello anche quello, ma avendo già l'armadio bordeaux, tutto un po' bordeaux in camera, non mi andava tanto di fare ton, tutto un ton su ton, volevo avere un po' di contrasto. Fatto in questo modo, sfondo bianco, questi bellissimi fiori autunnali e le federe, c'era sia il copripiumino che le federe, a 14,99€, quindi pochissimo. E ho scelto appunto questa variante. I cuscini sono bellissimi perché sono una righe e una fiori, e appunto lo potete scegliere anche nella versione così, praticamente a righe, che sono 14,99€. Io lo consiglio veramente a tutti perché da Lidl veramente si trovano delle cose che sono di buonissima qualità a un ottimo prezzo, perché anche il cotone è una buonissima qualità. E sicuramente andando a comprare in qualsiasi negozio, merceria o addirittura anche al supermercato, si trovano di quei prezzi allucinanti. Questa qua 15€, comunque meno male, per essere anche una cosa di buona qualità, è veramente carino. Poi ho pensato sempre da Lidl anche tre paia di jeans, allora due paia di jeans e un paio di pantaloni, perché volevo prendere i jeans ma non c'era più la taglia, alla fine avevo preso la taglia in più, poi dopo sono tornata indietro a cambiarli e non c'erano più, ovviamente ho dovuto prendere i pantaloni. Allora il primo paio vi faccio vedere, questo qua che avevo visto sul sito e mi aveva attirato, ed è praticamente un jeans, jeggings, elasticizzato a vita altissima, cioè guardate la vita quanto è alta. Allora praticamente, non so se riesco a farvi vedere, vedete, cioè proprio tutta vita, sono appunto questi jeans, jeggings, lavaggio molto scuro, sotto io gli ho fatto il risvoltino perché sono abbastanza piccolina e sono abbastanza lunghi, e la cosa bella è che da loro qua promettono sedere a push up e di essere così super confortevoli. A me stanno abbastanza normali, cioè nel senso non mi fasciano proprio perfettamente, però la cosa che mi faceva impazzire, che mi piaceva tantissimo, è il fatto della vita alta. Cioè la vita altissima, arrivano proprio sotto il seno, quindi proprio super alta, e mi mancavano un paio di jeans così a vita alta, e ne cercherò ancora perché ho visto alcuni video di qualche ragazza che li hanno acquistati da Stradivarius e ci sono 19€, e ho visto il video di Marta Fashion Lipstick, Marta Tenerezza, perché sono abituata a guardare il suo blog, che è una ragazza che mi piace tantissimo, e non so se lei guarderà il mio video. Comunque avevo visto che lei le aveva acquistate di calda da Stradivarius, mi sembra 19,90€, e devo assolutamente andarci. Questi qua comunque hanno questa cernierina dietro, quindi sono molto carini alla fine, e poi li ho pagati solo 9,90€. C'erano anche nel bordeaux e nel nero, però quando sono andata io era rimasto qualcosa, io volevo il jeans perché li volevo comunque provare a casa e per la taglia e tutto, e quando sono ritornata per cambiare l'altro paio di jeans grande non c'era più un tubo, quindi mi sono accontentata. Ho preso comunque questi qua in jeans e li ho provati, sono bellissimi, a vita super alta. Poi per 6,99€ ne ho presi altri due paia, che erano un altro modello, questi qua venivano solo 6,99€. Questi qua, i primi, quelli bianchi devo ancora provarli, però la taglia va bene perché li ho cambiati, ho preso il jeans puro che mi piaceva, sono stupendi addosso. E sono praticamente dei jeans a vita normale, quindi vita, cioè vita regolare, vita bassa, diciamo, non bassissima, perché io odio i jeans a vita bassa, devo velocizzarmi perché è pronto da mangiare. E sono comunque fatti così, di questo lavaggio chiarissimo, molto molto belli, super elasticizzati, quindi sono super super elasticizzati. Questa è la cosa bella di questi jeans, dietro hanno le taschine, praticamente sono 5 tasche normalissimi, e in fondo vengono giù strettissimi e si può fare appunto il solito risvoltino. E gli stessi jeans li ho presi nel bianco, quindi sono versione pantalone perché nello scuro purtroppo non c'era più la taglia, e sono sempre così, 5 tasche bianchi classici, e mi servivano un paio così bianco perché ne avevo di super super low cost, niente di che. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito internet di Lidl o comunque passargli dei vostri negozi, perché io non l'avevo mai proprio preso in considerazione, e da quando l'ho considerato trovo delle cose molto carine a pochissimo prezzo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!